La terza guerra mondiale vedrà due imperi contrapposti, Russia, Cina e alleati contro America, Europa e Israele. Il messaggio di Alois Irmaier, abbiamo visto prima, ha preannunciato che la Russia attaccherà per prima l'Occidente durante la notte. La Madonna a Fatima nel 1917 aveva chiesto la consacrazione della Russia al cuore immacolato, indica l'impero comunista come un pericolo. Prima abbiamo visto le carte degli Illuminati, la copertina di un album musicale, hanno messo alla luce i piani massonici, adesso vediamo il testo di un libro. Traduzione. Intorno all'anno 2020 una severa malattia simile a una polmonite si diffonderà in tutto il mondo. Lo stesso libro, un'altra pagina. La chiamavano Wuhan 400 perché era stata sviluppata in un laboratorio alla periferia della città di Wuhan. Wuhan 400 è l'arma perfetta. È un libro del 1981 e con 40 anni di anticipo ha indicato precisamente l'anno, la malattia e la città da dove si sarebbe diffusa. Incredibile concordanza. Il libro si chiama The Eyes of Darkness, gli occhi del male, e ricorda proprio l'occhio della piramide massonica. Nella versione originale del libro, il virus era chiamato Gorky 400 ed era russo. Russia e Cina, sempre comunista. Vediamo un altro libro intitolato Anna, con una bambina sulla copertina. Narra di una pandemia che colpirà proprio nel 2020. E guarda il caso, non colpisce i bambini proprio come il coronavirus Covid-19. La malattia si chiama la rossa, colore della Cina e del comunismo. Sembra proprio che il comunismo abbia appoggiato la massoneria nei suoi piani. E mi direte, ma com'è possibile? La Cina è stata flagellata allo stesso modo come il resto del mondo a livello economico, quindi non ha senso. Vediamo gli altri messaggi. Luz de Maria, 2016. La massoneria, gli Illuminati, il comunismo, quelli economicamente potenti, nomineranno re l'incarnazione del male. Ecco perché nel libro il virus si chiama rosso, viene dalla Russia e dalla Cina, perché il comunismo ha lo stesso progetto spirituale profondo di preparare l'apparizione mondiale dell'Anticristo e lo eleggeranno come re. È stata proprio la Cina a diffondere i suoi germi infettivi sull'umanità. Vediamo questo altro messaggio. Carbonia, attenzione alla data, 25 settembre 2019, 2 mesi prima dal primo caso di Covid-19. Gesù è per essere nuovamente sulla terra, l'America è al suo declino, la Cina pretende di governare il mondo e lancerà i suoi germi infettivi sull'umanità. Ecco, 2 mesi prima ha annunciato quello che è successo, grande profezia, è stata proprio la Cina. Ho visto i video dei migliori giornalisti intelligenti che ricercano sempre la verità e non hanno saputo dare un quadro preciso di questa situazione, ma è normalissimo. Anch'io sarei nella più totale confusione se non avessi letto i messaggi della Madonna. Sono messaggi molto semplici di preghiera, di conversione, ma allo stesso tempo danno degli indizi estremamente importanti. È proprio la Madonna che sta guidando questa battaglia contro le forze del male. E i veggenti la vedono spesso con una corona di 12 stelle sul capo. Vediamo. Apocalisse 12. Nel cielo apparve poi un segno grandioso,
una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Abbiamo visto prima che viviamo i tempi dell'Apocalisse e proprio in Apocalisse si parla di una donna con una corona di 12 stelle e combatte il dragone rosso. Chi è questa bestia dell'Apocalisse? Vediamo i messaggi. Anguera, 1989. La lotta tra me, la donna vestita di sole, e il mio avversario, il dragone rosso, sta ora per entrare nella sua fase decisiva. Così io appaio ancora oggi in modo davvero straordinario per riassicurarvi che sono sempre presente tra voi. State ora vivendo i momenti nei quali il dragone rosso, ovvero l'ateismo marxista, ecco, il comunismo, si è diffuso in tutto il mondo, causando sempre più danni nelle povere anime. Ecco, è proprio il comunismo, e vediamo che tutto concorda col filo del discorso. Don Gobbi, 1989. L'enorme drago rosso è il comunismo ateo, che ha diffuso in ogni parte l'errore della negazione e dell'ostinato rifiuto di Dio. L'enorme drago rosso è l'ateismo marxista. Il Signore mi ha rivestita della sua luce e lo Spirito Santo della sua divina potenza. Così io appaio come un grande segno nel cielo, donna vestita di sole, perché ho il compito di sottrarre l'umanità al dominio dell'enorme drago rosso. Ecco perché i messaggi hanno smascherato i responsabili di questa pandemia, proprio perché è stato affidato alla Madonna di condannare le opere del male e del comunismo. E vediamo, aggiungiamo un altro indizio per avere le idee sempre più chiare. Apocalisse 13. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie. Le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione. L'adorarono tutti gli abitanti della terra. L'abbiamo visto prima, chi è che sarà adorato da tutti gli abitanti della terra? L'anticristo, la bestia e l'anticristo. Apocalisse 17. Ho suddiviso e riordinato i versetti per rendere semplice la comprensione. La donna che hai visto simboleggia la città grande che regna sui re della terra. Qui è necessaria una mente saggia. Le 7 teste sono i 7 monti sui quali è seduta la donna. La città dei 7 monti, la città dei 7 colli, Roma. Roma è la donna. Le 10 corna, come abbiamo detto prima, le 10 corna fanno parte del dragone rosso, comunismo, che hai visto, e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco. Il comunismo odierà Roma e la brucerà col fuoco. L'esercito comunista arriverà in guerra a Roma e l'attaccherà militarmente. L'angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta che era coperta di nomi blasfemi. Aveva 7 teste e 10 corna. 7 teste e 10 corna, come abbiamo detto prima, fanno parte del dragone rosso comunismo. Adesso però non è più in situazione di conflitto con la donna, con Roma, anzi sono insieme. Dopo l'attacco, l'impero comunista creerà un centro di potere a Roma. Questi hanno un unico intento. Intento è un progetto premeditato. E qual è il loro intento? Consegnare la loro forza e il loro potere alla bestia. Vogliono consegnare il loro potere all'anticristo. Come ho detto prima nel messaggio di Luz de Maria, il comunismo eleggerà re l'incarnazione del male,
eleggerà re l'anticristo ed eleggendolo re gli consegna il suo potere. Quindi tutti i messaggi che ho letto prima concordano perfettamente con l'Apocalisse. Dio infatti ha messo loro in cuore, il cuore manifesta il pensiero, l'intenzione. Infatti è scritto che Gesù leggeva i pensieri dei loro cuori. E qual è la loro intenzione, il loro pensiero? Di realizzare il suo disegno e di accordarsi per affidare il loro regno alla bestia. Il regno è il nuovo ordine mondiale, la bestia è l'anticristo. E tutto concorda con quello che ho detto prima. Stanno preparando un nuovo ordine mondiale da consegnare all'anticristo, che sarà il capo, il messia di questo unico governo. Tutto concorda con i passi dell'Apocalisse. Il tutto è ambientato sulla città dei sette colli, quindi Roma. Roma sarà la sede dell'anticristo. La Salette, apparizioni Francia, 1846. Roma perderà la fede e diventerà la sede dell'anticristo. Ecco, ho finito. La Madonna l'ha annunciato con 2 secoli di anticipo. Faccio un brevissimo riassunto. Il Covid-19 è stato creato. Questa pandemia porterà l'umanità ad entrare in un tempo di purificazione. Il tutto è un progetto della massoneria, degli illuminati, del comunismo, del dragone rosso, dell'Apocalisse. Stanno preparando la venuta dell'anticristo. Con questa pandemia siamo entrati a vivere il tempo del terzo e quarto cavaliere dell'Apocalisse. I russi arriveranno militarmente a Roma, nascerà un nuovo ordine mondiale, Roma sarà la città dell'anticristo. Chiedo alle persone che guarderanno questo filmato di diffondere, se qualche volontario può tradurre in varie lingue, in inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, in qualsiasi lingua, mi può contattare. L'anticristo sta manifestando tutto il suo potere, tutta la sua astuzia, e le persone non preparate non ce la faranno. Quindi io vi chiedo proprio di diffondere con tutto l'impegno, la forza e la volontà che avete, di diffondere questi messaggi e questo filmato.